2000 atlete di 150 società sportive da tutta Italia al Benga, capitale della ginnastica ritmica WISP. Rimaniamo in tema sportivo perché Albenga negli ultimi giorni si è trasformata nel centro della ginnastica ritmica con i campioni nazionali WISP, circa 2000 atlete per 150 società sportive. Ce ne parla in questo servizio Maria Delia. Fune, cerchio, palla, clavetta, nastro, le loro armi, anche se la più efficace è l'agilità, la più potente, l'eleganza. 2000 atlete da 13 diverse regioni d'Italia hanno invaso il Palamarco ad Albenga per i campionati nazionali di ginnastica ritmica che si sono conclusi oggi. 60 categorie di ginnaste, dai 6 ai 18 anni, diversi livelli, la stessa adrenalina. Una ginnasta che si allena per un anno intero e viene a campionati nazionali deve in un minuto e mezzo dimostrare le sue abilità e delle volte le componenti psicologiche o esterne possono anche condizionare. Fisici lunghi e sinuosi che necessitano di ampi spazi sia in altezza che in larghezza per eseguire esercizi e acrobazie. Albenga è una delle poche città del ponente Ligure sicuramente, ma della Liguria intera ad avere due palazzetti adeguati per realizzare questo sport. Ragazze accompagnate dalle famiglie che hanno così visitato e apprezzato la cittadina, almeno 8.000 i pernottamenti, un ottimo volano per l'economia di questa fetta di Liguria. Albenga quest'anno è stata insignita del riconoscimento di città europea dello sport per il 2016, questo dei campionati italiani per noi era un obiettivo, siamo riusciti a centrarlo, sta dando degli ottimi risultati.